Torrente Calvano e Torrente Foggetta, due problematiche da anni che attanagliano il comune di Pineto per la messa in sicurezza. Ecco, ora pare che ci sia una schiarita in fondo al tunnel. A giorni verranno date indicazioni maggiori sulla riqualificazione appunto di queste due zone. Sì, il Comune di Pineto nei mesi passati ha partecipato ad un avviso pubblico emanato dal Ministero dell'Interno e siamo riusciti a portare a casa un buon finanziamento per la progettazione esecutiva di opere di messa in sicurezza del Torrente Calvano e del Torrente Foggetta. In particolare sono stati aggiudicati 190.000 euro per la progettazione esecutiva di opere di mitigazione del rischio idrogeologico e riqualificazione per il torrente Calvano, mentre per quanto concerne il torrente Foggetta ci siamo accaparrati un importo da spendere in progettazione pari a 95.000 euro. È per questo che nel corso dei prossimi mesi daremo avvio a due progettazioni di notevole importanza che vadano in qualche modo a conciliare sia una riqualificazione da un punto di vista paesaggistico e naturalistico dei due più grandi torrenti che attraversano il territorio di Pineto, altresì coniugandolo a delle opere, progettazione di opere che in qualche modo vadano a mitigare il rischio idrogeologico. Mi viene da pensare alla creazione, alla progettazione esecutiva di un alveo, quindi di una sorta di vasca di laminazione che possa in qualche modo rallentare il deflusso delle acque del torrente Calvano, coniugato ad una ricollocazione dei manufatti che attualmente insistono nelle vicinanze dell'alveo. E mi viene da pensare anche ad un adeguamento della sezione idraulica del torrente Foggetta. Ecco, i tempi previsti per la realizzazione di queste opere. Sicuramente siamo in una fase iniziale in cui ci dovremo concentrare inevitabilmente sulla progettazione di queste opere, però è importante capire quanto sia fondamentale avere dei progetti cantierabili, quindi che siano pronti per essere realizzati. Questo è un passo inevitabile, per poi andare a reperire ulteriori fondi, da mettere a disposizione per la realizzazione delle opere. Quindi ecco, sicuramente è un passo importante la progettazione e sono sicura che ad essa seguirà la realizzazione in tempi ovviamente adeguati rispetto a quelle che vengono impiegati per la realizzazione di opere così notevoli, ma che comunque in qualche modo andranno a riqualificare l'intero volto del territorio.